amici, siamo entrati a Benissa. In questo istante abbiamo un appuntamento con gli amici scalatori e mancano 14 minuti 8 km per arrivare nel sito che mi hanno mandato con Maps. Vediamo, speriamo che sia bello come gli altri posti, che sia molta natura. Eccoci arrivati. Il posto è questo. Ci sono molti furgoni. Noi parcheggiamo qua. Qui è pieno di furgoni. Sono tutti scalatori di sicuro. Buongiorno amici, 7:30 del mattino, la vista da casa nostra è questa. Da una parte e dall'altra. Oggi è abbastanza nuvoloso, ma se non piove a noi va già bene, anzi meglio, per fare passeggiate eccetera va benissimo. Dove del mattino siamo in giro, andiamo a buttare una spazzatura. Forse qui c'è un paesetto vicino, ci facciamo due passi. E mi sa che ho visto dei bidoni. Oggi la giornata è grigia, ma ci piace lo stesso, l'importante è stare in giro. Camperini ovunque ci sono. Arriva Dado correndo là. Eccolo. Tutte le zone di scalata. I numeri, e qui ci sono addirittura tutti i gradi di difficoltà, addirittura un 8A e il desafio 18, il desafio 8A 30, 23, questo il 30 e un 8A difficilissimo. Io ho ancora la spazzatura in mano. Mi è sembrato di ricordarmi, di ricordare di aver visto dei cassonetti qua all'entrata, ma vediamo. Eccoli qua, trovati i cassonetti. Hola! Non so se ve l'ho già detto, ma siamo a Liber. Ecco qui, che è qua. Però adesso Davide deve studiare, deve fare i compiti, quindi una volta che farà i compiti potremo venire a visitarla e farci due passi all'interno di questo paesetto. E poi ci sono, non lo so, questo Gatta de Gorgos, 17 km. Senia 4 km, sarà un altro paesetto. Qui la zona di scalata. Peñarroja, ci sono vari percorsi, però uno, c'è un castello forse in mezzo a questi monti, ma è a, mi sembra di aver letto ieri, oltre 8 km a piedi, quindi 8, 16. Bisogna organizzarsi con lo zainetto, roba da mangiare e stare tutto il giorno in giro, ma abbiamo tempo, qua rimarremo 3, 4, 5 giorni, vedremo. Non passa nada. Finca Erbalunga. Questo signore sicuramente si è stancato della città,
è venuto a vivere qui e guardate che bella casetta si è fatta. Piccolina, vero? Bellissima, è una bella terrazza enorme con tre archi. Giardino, mandorli. Come ci è arrivato fino a qui? Ma non mi piacerebbe comunque, perché dopo 3 giorni mi stancherei e me ne vorrei andare. Anche di un castello mi stancherei. Ma comunque ammiro chi riesce a stare tranquillo in un posto e vivere tranquillamente. Noi non ci riusciamo. Oggi è venerdì. Che numero è oggi, venerdì? Vabbè, non lo sappiamo. O sappiamo il giorno della settimana o sappiamo il numero del mese. Tutti e due insieme è difficile, vero? Sì. Questo è il castello che vi dicevo prima, 7 km, 2 ore e 50 a piedi, moltissimo. Gata credo sia invece un paesetto, una città, a 2 ore e 30, e Libere, la città di prima che vi ho fatto vedere, a 10 minuti, ma prima ero già lì. Attenzione. Api, abejas, sicuramente arnie, eccole qui, chissà se ci sono ancora dentro, o è un cartello vecchio. Invece ci sono, ne vedo anche molte, fammi andare lì, è pieno. È pieno. Via, prima che mi diano l'assalto. Voglio ringraziare pubblicamente il mio amico Ermanno, conosciuto in Spagna. Ermanno ed Emanuela, la moglie, vi saluto e vi abbraccio forte. Persone gentilissime, cordiali, amichevoli, siete splendidi. Ermanno ha visto il mio ultimo video a Sella e mi ha detto che il suo cugino era stato campione del mondo di arrampicata in vari anni, campione europeo. E allora mi è venuta subito in mente una cosa, gli ho mandato la foto. Questo infatti è Christian Kohr, 1,77 m, 61 kg, ha vinto 6 titoli italiani, un mondiale, un europeo, eccetera eccetera, vari primati incredibili, un palmarès pazzesco. E niente, quindi ho mandato una foto subito ad Ermanno. Ermanno l'ha girata alla zia, che è la mamma di questo ragazzo, di Christian Kohr, l'ha autografata. Gli ho mandato la foto di Alejandra, della mia amica spagnola, grandissima, cazzutissima, eccola qui. E lui qui in basso lo potete vedere. Adesso vi faccio vedere la foto che mi ha rimandato Ermanno, autografata con la dedica. Cioè, quindi c'è stato un giro di foto, ecco qui la firma, la dedica per la mia amica Alejandra. Quindi grande storia, sono riuscito a fare tutto questo da una parte all'altra del mondo, perché Christian Kohr adesso vive in Australia ed è istruttore di arrampicata. Adesso devo, solo che la vedo stasera, Alejandra. Ero convinto di riuscire a fare tutto quando ero ancora vicino a una città, ma adesso siamo già così immersi nella natura. Provo ad andare in questo paesetto a vedere se riesco a trovare un posticino dove la possano stampare, faccio un quadretto e le regalo questa foto. Credo sia un bel pensiero, a me piacerebbe molto, se fossi così tanto appassionato come loro di scalate, ricevere una dedica e una firma da un ex campione del mondo. Adesso ho modificato la foto, l'ho messa in una chiavetta USB,
sto provando a vedere in questo paesetto se riesco a stamparla e fare un quadretto, così poi gliela consegno. Ma mi sembra un paesetto tutt'altro che vivo. Non so se ci sarà mai un negozio dove stampano foto. Mi sembra di no. Ma non è possibile, bisognerebbe prendere parrucchieri, bar, bisognerebbe prendere lo scooter e andare in un altro paesetto. Sono magnifici questi paesetti, mi piacciono troppo. Todo cerrado. Guardate che cura questa stradina. Proprio bello. Guardate un po'. Hola. Belle casette, da un paio di limoni che mi servono. Già saranno anche buoni. Quindi niente, tutto fallito. O prendo lo scooter e vado in un'altra città per stampare questa foto, o le consegno la foto senza essere stampata e senza cornice. Rita è una professionista, passeggiatina prima di pranzo. Eccoli qua, questi ci piacciono. Spaghetti e carciofi e frittelline di asparagi. Oggi sabato e la situazione è questa. Gli amici Pedro, Noemi e il marito Juan, Aleandra e Marco. Il campo base questa volta è così. Una veina. E Marcos che mangia. In una fabbrica che dita Marco. Aveva molta fame Marco, se stava piangendo. Tan fambrio. Muy hambre. Luna. Adesso si va ad arrampicare. Dado! Ehi, hola Roberto! Hola Roberto! Roberto, vamo a scalare! Vieni, dammi una mano! Dammela bene! Dammi la mano! Hola! Vale, no, me pensaba que estaba ahí arriba. Grazie, linea al super dado. Aspetta, aspettate, aspettate, che sono qui. Qui. Quindi, aspettate che ragazzi, devo salire. Perfetto. Uno, due. E andiamo a vedere tutte le altre vie. Sei B, 7, 7, 7 più e troviamo un 7A, un 7A più, 7, dai 7 in su sono molto difficili
Io di norma faccio 4, non sono mai scesa sotto i 4. Quindi se voi volete scalare e siete principianti, io vi consiglierei un 4 o più 5, 5 al massimo, sì. Perché vedete, questo è, guardate, questo è un 6B, vedete che la parete è liscia, non ci sono molti appigli, lassù ce ne sono un paio, e qui vedete che è difficile. C'è un esperto che ha fatto un 8A più e ha scalato addirittura al contrario, tipo, guardate, vedete lassù, non so se lo vedete lassù, c'è tipo una scalata che è come un soffitto di casa, e allora lì è molto difficile. Marco sempre sorridente, guarda, ride sempre. È tranquillissimo, un carattere bellissimo. Ciao Marco. Da molto che non prendevo bambini in braccio, eh. Bello, bello. Molti anni che non prendevo bambini in braccio. Ah, è leggero. Anche io ho un bambino qui. Un bambino nero. Vieni. Ah, no. Non si fa prendere in braccio. Scalando tutto il giorno senza aver neanche pranzato. Ma avrò fatto, oggi ho fatto la cosa più difficile della mia vita. Mi ha spaccato la mano. E sono davvero, davvero distrutto. Troppo belluci. Dobbiamo ancora pranzare, tra un po' rientreremo giù ai camper e ci facciamo qualche cosettina con qualche birretta ghiacciata. Non vedo l'ora, sono a pezzi. E adesso arriva il momento migliore. Con Marco ci facciamo una bella birra fresca. Il momento più bello dopo aver scalato tutto il giorno. Ora ci facciamo una bella birra, Marco. Ora bueno, tocca la cervecita. Adesso c'è il momento buono, adesso viene ora, Roberto. Facciamo una bella birra. Vamos a beber. Pero o sea, por todos los críos estos son los que me han dicho, ¿no? Y tú sabes lo que disfruté, ¿eh? Bo. Yo lo pasé en bomba, tío. Pues que los tienes aquí y no te enteras de crío. No. Sí, se chiusa, sí. Ah, ragazzi, bella, siamo sempre organizzati, eh? Bolla. Vogliamo asserare la cucina. Come non lo montiamo, Robertino. Qua stiamo facendo un... guarda cosa sta succedendo qua dentro, guarda. Limone, aglio, olio, sale, cerveza. E qua sta cucinando qua dentro. Ci sono 3 gradi. Ma noi non demordiamo. Cervecita. La settimana passata, no? Questa è
Veo. Ha pillado una ta. No, veo. Da. Sei pronta, Elena? Ira. Salut. Ira. Te. Aleandra, amica mia. Olé. Dai, mezzo al fumo. Effetti speciali. È un film di terrore. Partito. Claro. Attiva. Non puedo. In serio? No. Tienes que quitarle el aire. Yo, dice, en vez de pajita voy a dentro de pan. Salute, Elena, salute, brava ragazza. Salute, Elena. La signora spagnola. La princesita. La principessa della Spagna. Bella ragazzi, buongiorno. Domenica. Terzo giorno. Qui a Liber, sono le 9 del mattino, ci siamo svegliati da poco, abbiamo fatto colazione, i ragazzi invece la stanno facendo adesso. La colazione che faccio anch'io, anche loro mangiano uova con wurstel, però con cipolla. Buono. Davide sta già giocando con gli altri bambini. Davide sopra l'albero, gli altri bambini giù. Con le canne, speriamo che non si facciano male. E più tardi si va ad arrampicare lo stesso. Come ogni giorno, qui di fronte tutte queste pareti. Oggi probabilmente andremo anche da questa parte, ieri non ci siamo andati. Abbiamo dormito bene, si è stati benissimo, c'è abbastanza caldo. Stufetta 3, si dorme intorno ai 15 gradi, ma senza stufa magari ce ne sarebbero stati una decina, 11, quindi va bene.